Ragazzuoli, eccoci qua! Sembro troppo in primo piano, non posso andare, mi metto un po' indietro, abbasso un po' il telefono, sì, eccoci qua. Si è appena conclusa Palermo-Reggiana, primo turno preliminare di Coppa Italia. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento così sotto, scrivendomi voi se l'avete vista dallo stadio, perché soltanto lì si poteva vedere. Ma noi eravamo in live su Twitch, eravamo più di 200 persone, non l'abbiamo guardata, io non ho guardato la partita, ma ho ricevuto, anzi qualcosa ho guardato, perché ringraziamo Enrico che si farà arrestare a fine live dalla Mediaset, però c'era qualche diretta su Facebook, non l'abbiamo seguita, e ringrazio in primis Enrico ovviamente per la diretta su Facebook, Chris Clan, che ha fatto una telecronaca minuto per minuto su WhatsApp con me, e ringrazio anche Francesco e Fabrizio che mi hanno tartassato di messaggi e aggiornamenti minuto per minuto praticamente. Io vi ringrazio voi perché eravamo tantissimi veramente in live a seguirle insieme, a soffrire, perché chi non era a Palermo o comunque chi era a Palermo non è andato allo stadio, la partita non poteva vederla perché la Mediaset non aveva i diritti, ma non trasmetteva la partita dei preliminari di Coppa Italia, perché questo era praticamente il primissimo turno. Abbiamo giocato contro la Reggiana e io ho 4 foglietti dove mi sono scritto praticamente tutto ciò che è successo, ok? Perché andava fatto, perché sennò non mi ricorderei un cazzo. Il 6 agosto si vola a Torino, perché ci sarà Torino-Palermo, ed è clamoroso perché fino a 3 anni fa giocavamo col pizzichettone e invece il 6 agosto saremo a Torino. Parliamo della partita. Io vi ricordo che domani uscirà, spero che guarderete il video fino alla fine e poi commenterete, domani uscirà il post partita, dopo che vedrò la partita, perché guarderò gli highlights e riparleremo di questa partita, forse, non è ancora detto. Comunque sicuramente tenetevi aggiornati perché qualcosa uscirà sul canale. E vi ringrazio del supporto che sto ricevendo in questo periodo, perché comunque sto pubblicando tanto e state apprezzando, la cosa mi fa veramente veramente piacere. Comunque, formazione titolare, Piacelli in porta, non abbiamo provato tanto i nuovi, il gruppo era lo stesso, Baldini è lo stesso di Pisa, quello che non esiste più il gruppo e bla bla bla. È vero che, premetto, noi siamo in Serie B, loro sono in Serie C, ma loro si sono giocati i playoff e potevano tranquillamente salire loro al nostro posto, anzi loro ci credevano tantissimo ed erano convinti di salire in Serie B al nostro posto. E il gruppo è lo stesso, i giocatori sono gli stessi, quindi Baldini che ha provato a far terra bruciata, mi sa che sul campo i giocatori hanno dimostrato che non è che il gruppo si sia così perso. Ma ripeto, prendiamo tutte con le pinze perché era una partita di Coppa Italia. Dopo il caos con l'allenatore della primavera in panchina, e la risposta però l'abbiamo ricevuta. Comunque, giochiamo con Piacelli in porta, Buttoro a destra, a sinistra abbiamo vinto con Crivello, ma di cosa stiamo parlando? Crivello a sinistra, in mezzo Marcone Lancini che è tornato, facciamo gli auguri a Lancini che è diventato papà, è tornato dalla nascita della figlia, pensavamo non ci fosse, invece ha giocato. In mezzo De Rose e Bro, Jeremy Bro, cosa cazzo è diventato Jeremy Bro? In avanti Valente a destra, a sinistra Floriano, in mezzo Fella, trequartista, e prima punta Silenzio Bruno. Questa è la nostra formazione. Allora, comincia la partita e noi andiamo in vantaggio subito con Silenzio Bruno. Vediamo, andiamo a controllare. Questo qua me lo ricordo sicuramente. Passiamo in vantaggio con Silenzio Bruno. Abbiamo avuto tante occasioni, il Palermo l'ha dominata la partita in toto, perché tutti gli aggiornamenti che mi sono arrivati da tutti quelli che mi hanno scritto mi dicevano che il Palermo ha meritato assolutamente questa vittoria, anche se è arrivata per 3-2 con dei brividi, ma noi abbiamo preso 2 gol, uno su rigore e uno totalmente a caso. Il Palermo l'ha dominata in toto questa partita. 1-0 con Brunori, assist di Valente, 2-0 con Brunori, assist di Valente. Ragazzi, per tutti quelli che dicono, io Valente non lo vorrei in Serie B perché il giocatore di C, Valente corre, eccolo lì, corre, si impegna, lotta, fa assist ed è sempre determinante, lo è sempre stato da quando ha giocato a Palermo e si merita a quest'età, a 30 anni, in piena maturità calcistica, di provare a giocare un campionato di Serie B. Poi se è giocatore titolare o entrerà dalla panchina, darà sempre tutto. Matteo Brunori per tutti non segnerà mai in questa categoria, nella prossima Serie B. Ve lo lascio credere, comunque oggi ne metta segno 3. Si fa male Lancini, entra poi Doda, Buttoro va a fare il centrale, Buttoro che causa il rigore per la Reggiana, Piacelli
non ha fatto mezza parata, a parte una su un colpo di testa, bellissima, mi racconto dallo stadio. Piacelli ha fatto poco, cioè ha potuto far poco, però sicuro sempre delle uscite. Benissimo Marconi, malissimo Crivello, ce l'aspettavamo, malissimo pure Dol, ce l'aspettavamo. Ciccio Polpaccio, che dopo tutte le critiche di Baldini sul gruppo bla bla, si riprende in mano il Palermo e fa una partita a quanto pare eclatante, pazzesca, secondo migliore in campo dopo Brunori, alla pari di Bro, perché io dalle immagini che ho visto io, ragazzi, Bro nel centrocampo a due, ed era lo stesso centrocampo a due, non con De Rose, ma provato quando Bro è arrivato a Palermo, Bro ha recuperato il pallone per il primo gol, ha fatto delle sgroppate, dei dribbling, recuperava i palloni, cioè centrocampista completamente rinato, un altro giocatore Jeremy Bro. E io voglio assolutamente che venga confermato, pochi cazzi, teniamolo, non titolare, come panchinaro, ma Jeremy Bro merita di rimanere a Palermo, dato che è un nostro patrimonio, e per me può far bene, Floriano purtroppo poca roba, stava per segnare Crivello, assurdo, stava per segnare Soleri, c'era un altro rigore un po' ambiguo, il rigore del 3-1, non si è capito più che altro, forse una spinta su Silipo, e Soleri è entrato bene, si è impegnato tanto, però loro poi l'hanno riaperta la partita, e vorrei tenermi questo finale di video parlando di Sonny D'Angelo, non tutto perché mi rompo le palle, Sonny. Ma bagacciami, cioè, ma ragazzi, ma Sonny che segna il gol del 3-2, va sotto la curva sud a esultare, si prende il giallo, e poi a fine, dopo che viene fischiato tutto lo stadio, non soltanto fischiato, va ai tifosi e dice ci vediamo dopo. Ma Sonny, ma se poi vai a Vucciri a festeggiare o a ubriacarti, ma che cazzo vuoi? Ma che cazzo vuoi? Il capitano dell'Avellino, a Reggio Emilia, ti odiano tutti, tutti, e si permette di esultare contro la curva e di dire ci vediamo dopo i tifosi. Ma chi sei? Ma chi sei? Comunque, abbiamo avuto tantissime occasioni. Questa partita poteva tranquillamente finire anche 5-2. La Reggiana, poca roba, ci aspettavamo di più, perché comunque, ripeto, loro hanno finito i playoff praticamente quando l'abbiamo finiti noi, perché loro sono usciti ai quarti di finale contro la Ferrar Pisaro, che poi noi abbiamo affrontato in semifinale. Mi aspettavo di più da loro. Noi abbiamo giocato bene. Ripeto, voglio rivedere la partita, perché la partita non l'ho vista, e questo è un post-partita per me abbastanza strano, e ho sofferto tanto, ma nel 2022, che non mi permettete di vedere una partita, cazzo quanto sono incazzato, perché io sono almeno 10 anni che non mi perdo una partita del Palermo, pezzi di merda, fatemi vedere le partite. Comunque, raga, ditemi la vostra, vi abbraccio, sempre Forza Palermo, e il 6 si va a Torino, Beppe!